avvisi, cioè molti sindaci che ci mandano messaggi, chiedono aiuto, chiedono soccorso, chiedono in qualche modo che si intervenga, perché la situazione nelle loro zone, nei loro comuni, ma sono tantissime ovviamente, è disastrosa. Allora, noi siamo collegati con Patrizio Catena, che è il sindaco della storica città di Cagli, in provincia di Pesaro. Sindaco? Sì, buonasera direttore. Allora, buonasera. Bene. Abbiamo avuto segnalazione anche nei giorni scorsi di Cagli, detto storica cittadina in provincia di Pesaro, la situazione anche lì è d'emergenza. Che cosa si fa? Perché sto vedendo, immagini che avete mandato voi delle foto, anche intervento di elicotteri per raggiungere per Bacco, però vedo anche montagne di neve, la situazione quindi è molto complessa. Dice bene direttore, proprio montagne di neve. Sentivo prima un'intervista di un signor prima di me, io ho 50 anni e non ricordo un evento così pesante dal punto di vista delle precipitazioni nevose. Gli elicotteri sono venuti per dare sostegno alle attività agricole, molte stalle di questa zona sono cadute, sono precipitati gli edifici, con sotto gli animali, quindi c'è una grandissima difficoltà, ma quello che ci preoccupa di più ancora sono situazioni di isolamento di piccoli nuclei, perché ricordo che Cagli è il terzo comune con estensione territoriale della regione Marche, viene dopo Fabriano e Urbino, con una popolazione molto sparsa, quindi ancora la neve che è caduta venerdì sopra i 2 metri di neve che aveva fatto nei primi 5 giorni della passata settimana ha ricostituito quelle difficoltà che avevamo in parte superato, che ora invece dobbiamo ancora affrontare, stiamo affrontando. Tuttavia la situazione la abbiamo sotto controllo. Dica. No, dico, affrontando soprattutto per quanto riguarda, presumo che quelli che sono isolati cominciano ad avere bisogno, forse scarseggiano viveri, medicinali, a volte anche l'acqua potabile, quindi adesso anche con l'appoggio di elicotteri, approfittando delle giornate di tempo bello, purché non ci sia naturalmente il vento, tutto questo si potrà risolvere, o perlomeno in parte risolvere, sindaco, no? Io penso di sì, devo lamentare una scarsità di sostegno dal punto di vista di uomini e mezzi che in questa zona non abbiamo registrato, insomma abbiamo avuto tante promesse ma non abbiamo visto poco o nulla, ci siamo arrangiati, siamo abituati a farlo, io credo che l'abbiamo fatto anche con molta professionalità, tuttavia abbiamo bisogno di aiuto, questo oggi è il primo giorno che non è nevicato e ci siamo rimessi subito in moto per ridare un aspetto, diciamo così, più normale, di normalità, molto presunta, insomma, che devo capire cosa, perché per capire che cosa è successo, bisogna trovarsi qui sul posto e bisogna venire a vedere, perché siamo un po' increduli anche noi, guardi. Grazie Patrizio Catena, vi ricordo che è sindaco di Cagli, che è una storica città che si trova in provincia di Pesaro. Allora,